All'epoca va a costare per 20%, 380.000 euro. Thank you.
No, ma infatti è meglio stare in piedi.
esce. Buona, pochina, signora. Alcune mura, dopo vi passeremo all'interno. Il castello nel 1696 venne acquistato dagli Odescalchi, che lo trasformarono nel 1952 nel museo che oggi visiteremo. Sono gli Odescalchi tuttora i proprietari del castello. Dietro di voi il primo pozzo cisterna. Come avete visto, il lago era parecchio lontano, quindi per alimentare tutto il castello si utilizza raccolta l'acqua piovana e tirata su poi da quel pozzo. Dali, vicino all'orsa, sono i segni zodiacali dei due sposi, come per un buon auspicio per il matrimonio. La biblioteca non era in questa sala, questa è solo una piccola parte messa per esposizione, in quanto i libri della famiglia ormai si trovano negli archivi romani. Innocenzo XI, ossia l'unico papa Odescalchi, Benedetto Odescalchi, che portò la famiglia a Roma. Lui venne eletto a fine 600, loro erano di origine di Como, erano degli importanti banchieri e vengono a Roma. E sono tutte parti della collezione Odescalchi, vanno dal 400 all'800. Yeah.
forse era letteralmente vestito come fare per ammortizzare i corpi di strada. Bisogna prima prendere il bottone ed è talmente del fatto che è ancora possibile oggi farlo. Quindi si prendeva il secondo fermo che consentiva di alzare la parte della mitoniera esattamente con il casco di un motore in palestra e dalle luci degli avversari. La valla aveva un poco snodato che consentiva di non creare problemi al cavallo e di dare visto protezione e comfort insieme, ma questa magnifica piastra a proteggere il muso, sempre terribilmente vulnerabile, è anche un capolavoro autentico, quasi più ancora di un'efficienza che di tecnologia. Alla fine del 1500 si sviluppò soprattutto in Spagna. Del terremoto di 17 secolo rimane solo quello che fa scegliamo adesso vediamo il panorama. Federica Pachis, questa è la prigione, questa è la prigione, la pastina, questa è la prigione.